Di fronte alla gravità della situazione, tutti gli organi governativi e gli enti locali, in gara di vera solidarietà, nulla lasciano di intentato per mettere in salvo le popolazioni in pericolo. Si tratta di salvare e di trasferire in luogo sicuro alcune decine di migliaia di persone e parte dei loro effetti. Si confida che superata questa notte si possa domani con meno apprensione riguardare la situazione. Mentre tornavo a casa avevo la supernova sopra la testa e mi veniva tanto da piangere. E allora ho immaginato che lì, attorno alla supernova, esistessero degli alieni e che loro mi stessero ascoltando. Mi sembrava una cosa più plausibile che un dio, non so perché. E così ho iniziato a parlare con loro. Chiedevo quando sarebbe stato il mio momento, il mio colpo di fortuna, quando tutto si sarebbe messo a posto, quando tocca a me. Sulla strada davanti a casa c'era una macchina della polizia. Mi si è gelato il sangue e io lo sapevo che dentro c'era mia moglie. Non mi piace quando le cose cambiano senza il mio controllo. E di solito sono bravo, sono molto bravo a controllare le persone. So come piacere alle persone. In quel momento però sono rimasto paralizzato, non avevo la più pallida idea di come gestire la situazione. E questo mi dispiace. Considerato tutto quello che è successo dopo, il tipo si è messo a correre. Mia moglie è scesa dalla macchina e ha iniziato ad inseguirlo. E poi perché non l'hai seguito in macchina? Io sono rimasto lì a pensare a come fare, a come spiegare tutto questo a mia moglie. E poi ho pensato che il modo migliore era raccontare la verità. Sono innocente, no? La mia colpa è di essere troppo sensibile. Devo solo essere bravo a raccontare la mia storia. Tutto qui. E io sentivo questo desiderio orribile di rovinarmi la vita, di distruggere tutto, di stringermi addosso a lui, di stare nuda con lui, di fargli perdere quell'innocenza. E alla fine è successo ed è stato brutto. Ma era giusto che fosse così. Mentre succedeva ho pensato, non mi sono persa niente. Tutti questi anni con Luca, non mi sono persa niente. E allora ho iniziato a sentirmi male per quello che avevo fatto. Thank you.
siamo stati là anni da soli, noi soli, qua, dal 62 fino al 67. Dopo del 66 è venuta l'alluvione e ha portato via la strada a basso dal ponte in genere. Ay, Dios. Perdón. No te vomité, ¿no? No. Vamos, va. Caminar siempre te va bien, ¿vale? ¿Puedes? No, ¿vas a vomitar otra vez no? Bueno, perdón. No pasa nada.
انتو خانه رو خانید که اخات آتو آجی حد گنیا نگرید گوم ما مطرع او حسای کنن کابسین او حسای کنن جی پی ایس او حسای کنن فتن سلید لو ترا حد فتن قالو قال اپورتونتی وی قال اپشن یل انت اپشن دل سای آت تنالب ولا حنت نگر کتو بلی حزلت خلیلا ولا قلیلیل انا بعلي تنستي حنت خلایت وین تنسنی راتن مالتی تگزیتی اتی بنزین تلکیو افت نفسنا زنبره چاو مالی سمسوتی قسلی راو مالین برکه کو جرنه waxaan aga go'ay in bi kadibna waxaan aga go'ayn in buskud iyo waxaas aan wad wadanay abmsaar naasi wadi wadi shidi shor xoqol aan iiran kaloo ka hitsanaat niiran tunasaat niiran bacilma zdaf u sabaat niiran nisiyaat naasi iyo khabiir dibla aan tistani lan tuchubut ana garib kana bahri bahri For them, what them needed for them. Give them what them wanted. Give them what them needed. I say, give it to you, I've noticed. Déporté vers Croton, deux jours là-bas. Après, nous a libérés, nous a pris, nous a amenés à la station de Croton, nous a laissés via. On nous a laissés sans billets, sans rien. On était obligés de voler les trains même maintenant à Croton pour venir à Romaïs. On a cherché des cartons pour se coucher à Via Marsala.